stanno lasciando il terreno di gioco, così come Clarence Seedorf, che insomma si sta intrattenendo insieme a Sandro Nesta, Daniele Bonera, c'è anche Antonio Nocerino, insieme anche al team manager Vittorio Mentana, stanno, vedete, c'è anche mister Tassotti, si trovano sull'altra metà campo, quella che di solito insomma viene usata dai giocatori avversari per effettuare il riscaldamento. I giocatori sono tutti insieme tra di loro, dall'altra parte c'è anche un folto gruppo di giocatori del Genoa. Insomma è una situazione inconsueta e inusuale, perché il Milan stava effettuando proprio il riscaldamento in questo momento, erano le battute iniziali, la fase iniziale del riscaldamento, è arrivata improvvisamente questa notizia, esatto, quindi è stato proprio Vittorio Mentana a comunicarlo a tutto lo staff che stava iniziando il riscaldamento con i giocatori. Parlano fitti sia Clarence Seedorf che Sandro Nesta, nel frattempo si abbracciano anche Sebastian Frey e Daniele Bonera, in questo momento tutti i giocatori si trovano sul terreno di gioco e stanno comunque chiacchierando tra di loro, evidentemente stanno parlando anche di questa situazione inconsueta, inusuale, insomma tutti i giocatori, tutti e 22 praticamente sul terreno di gioco stavano effettuando. C'è anche Adriano Gagliani, là in fondo lo vediamo, Adriano Gagliani e Malesani, l'allenatore del Genoa. Adriano Gagliani è sceso sul terreno di gioco in questo momento con Clarence Seedorf, si sta avvicinando a lui e Clarence sta dicendo qualcosa ad Adriano Gagliani, che rientrano negli spogliatoi. Anche Ibra sta lasciando il terreno di gioco, in questo momento sta rientrando anche lui negli spogliatoi, così come tutti gli altri giocatori. Cristian Abbiati è quello che ha svolto più riscaldamento rispetto ai suoi compagni di squadra. Nel frattempo dall'altra parte ci sono anche Mario Iepes e Frey che stanno scambiando qualche chiacchiera. Mario Iepes ancora con il cerotto al naso, insomma reduce dalla testata che si è preso durante l'ultima partita di campionato a Verona contro il Chievo, partita nella quale lui rientrava. In questo momento stanno lasciando praticamente tutti i giocatori il terreno di gioco, ha smesso anche di piovere e dunque questo è quello che sta succedendo ora. Ovviamente tutti gli altri colleghi giornalisti che si trovano come me a bordo campo si trovano a dover riferire e raccontare quello che sta succedendo proprio ora, visto che anche loro si trovano a dover testimoniare, a raccontare in diretta, a fare cronaca di quello che succede. È una situazione inconsueta, inusuale, non c'era mai capitato di dover vivere una situazione di questo tipo e comunque è successo tutto proprio a causa del lutto che ha colpito il mondo del calcio nel pomeriggio di oggi, con la morte del giocatore del Livorno giovanissimo, 25 anni, e quindi così è stato deciso. Ancora qualche giocatore rimane sul terreno di gioco, ci sono per il Milan Cristian Abbiati da una parte e anche Mario Iepes, diciamo che è più folto il gruppo dei giocatori del Genoa che sono rimasti sul campo, sul terreno di gioco, ma non si gioca e quindi anche i tifosi più o meno stanno lasciando lo stadio. C'è da dire che lo stadio è una situazione un po' inconsueta, perché si stava appena riempiendo in questo momento, perché la partita si sarebbe dovuta disputare tra poco alle 18 e quindi i tifosi che stavano arrivando in questo momento sono costretti a lasciare lo stadio e sono stati avvisati proprio dallo speaker che qualche minuto fa nel corso del riscaldamento ha avvisato tutti i tifosi che erano presenti qui a San Siro che oggi praticamente non si gioca, perché molti tifosi stavano proprio osservando, stavano proprio guardando quello che stava succedendo in campo, perché l'interruzione del riscaldamento insomma non era un buon segno e quindi si stavano domandando e domandavano anche a noi che cosa stesse succedendo. Poi è stato proprio lo speaker a spiegare qual è la situazione e il motivo per cui questa partita, questo Milan Genoa, non si gioca, ma non solo, praticamente ovviamente anche tutta la Serie A, quindi tutto rimandato. In questo momento tutti i giocatori hanno lasciato il terreno di gioco, Cristian Abbiati compreso, e quindi non c'è più neanche un giocatore sul manto erboso di San Siro. Piano piano tutti i tifosi però stanno lasciando gli spalti, ma davvero piano piano, perché è una situazione inconsueta, una situazione che evidentemente nemmeno i tifosi evidentemente
ovviamente sì, sembra uno scherzo, ma non è così, non se l'aspettava nessuno, quindi insomma un po' tra virgolette scioccati dalla situazione che stanno vivendo, comunque stanno sfollando e lasciando piano piano San Siro. A te Laura. Sì, Benedetta, allora adesso immagino... Laura, mi senti? Andiamo dal direttore Mauro Sua. Mauro. Sì, sì, ancora per le notizie relative al rinvio di questa partita e di questa intera giornata. La decisione è stata presa dal presidente della Federcalcio, Giancarlo Abete, e poi fatta arrivare su tutti i campi. È stata rinviata la partita di oggi, la partita di stasera e tutte confermo le partite di domani. Sì. L'Udinese ad esempio non avrebbe giocato questa sera con l'Inter perché Piermario Morosini, che è il giocatore scomparso quest'oggi durante il primo tempo di Pescara Livorno, era in comproprietà fra il Livorno e l'Udinese, per cui l'Udinese non se la sarebbe affatto sentita di scendere in campo quest'oggi contro l'Inter, e quindi è stato, ma non solo per questo evidentemente, il calcio si ferma per un turno in segno di lutto e di rispetto nei confronti della famiglia, nei confronti del Livorno, nei confronti del mondo del calcio stesso. Ho parlato di questa comproprietà fra Livorno e Udinese per far capire quante sono le implicazioni che ci sono per un fatto così, Mauro, così tremendo. Ti comunico... Piermario Morosini è... Sì. Scusami, no, se volevi, poi dopo ti lascio finire, volevo solamente dare l'ufficialità per tutti coloro che ci seguono. Ecco, è arrivato sulla Lega, il sito della Lega Calcio, eccolo qui, ve l'ho inquadrato. Mondo del calcio in lutto per la tragedia avvenuta nel pomeriggio a Livorno, dove durante la partita fra i padroni di casa ed il Pescara il calciatore Piermario Morosini si è accasciato a terra, colpito da una crisi. L'intera giornata di campionato sono quella fra il 22 e il 29 aprile, per quanto ci riguarda fra Milan-Bologna e Siena-Milan. Intanto vedi la commozione di questa ragazza, sì, che ha preso adesso la notizia, e la settimana che va fra Inter-Milan e Milan-Novara, cioè fra la penultima e l'ultima giornata di campionato. È chiaro che qualsiasi scelta porta con sé delle implicazioni, porta con sé dei significati di carattere sportivo, ma che devono giustamente, secondo me, in questo momento, Laura, passare in secondo piano di fronte alla scomparsa di un ragazzo di 25 anni che stava giocando a calcio, che stava facendo lo sport che noi tutti amiamo. È così, Mauro. Adesso poi chiaramente noi concludiamo ovviamente il nostro prepartita. Vi abbiamo dato l'ufficialità, poi tu, Mauro, mi dirai quando vogliamo concludere la nostra puntata. Intanto torniamo da Benedetta, che si trova ancora a bordo campo. Benedetta, vediamo proprio immagini di bambini che piangono, insomma... Davvero? Sì, sai, perché guarda, devo essere sincera, molti tifosi non sapevano nemmeno di quello che era successo a Livorno, non sapevano nemmeno che Piermario Morosini stava lottando tra la vita e la morte, e tantomeno sapevano che era morto. Quindi questo è quello che è successo qui. Ovviamente noi addetti ai lavori ne abbiamo parlato, ma i tifosi magari sono venuti anche a piedi allo stadio, comunque non hanno avuto modo di seguire la notizia, o comunque di seguire le ultime notizie di cronaca che riportavano e parlavano di questa triste notizia che è arrivata proprio insomma in questo pomeriggio, e quindi molti non sapevano nemmeno non sapevano niente, e quindi molti tifosi giustamente chiedevano ma come mai, per quale motivo fosse stata annullata e comunque dove insomma non si giocasse Milan-Genoa. Insomma sembrava un pomeriggio come tanti per tutti i tifosi che comunque sono venuti lo stesso allo stadio, erano qui per seguire il Milan. Quindi giustamente moltissimi dei tifosi non sapeva che l'accaduto, e quindi c'era un po' di sconcerto. Adesso piano piano la notizia si sta diffondendo sempre di più, sempre più insistentemente, c'è come si dice il solito passaparola, tutti i tifosi hanno appreso poi anche grazie allo speaker il motivo per cui la partita non si gioca, ma soprattutto hanno appreso questa triste notizia. Dunque adesso tutti ne stanno parlando, giustamente si è creato un po' di tristezza, di sconcerto, soprattutto per una morte così improvvisa di un ragazzo, lo ripetiamo, di 25 anni, che non faceva altro che fare il suo mestiere da un lato, insomma sarebbe giocare a calcio, e lo faceva senza sapere quello che gli sarebbe successo, ovviamente. Insomma, come ti dicevo poco fa, nel momento in cui stavamo commentando le fasi iniziali del riscaldamento della squadra, senza sapere che da lì a pochi secondi insomma
deciso di non giocare questa partita, non ci sono molte parole, le poche parole che conosciamo probabilmente diventano un po' retorica, oppure sembra a chi le dice di dire parole scontate e retoriche, però insomma ci tocca commentare anche questo triste evento. Quello che abbiamo raccontato però qui da bordo campo è stato proprio ciò che è successo nel momento in cui la squadra aveva iniziato le fasi iniziali, insomma aveva iniziato da un minuto o due il riscaldamento, l'arrivo di Vittorio Mentana faceva presagire che effettivamente ci fosse qualcosa di strano nelle battute iniziali del riscaldamento del Milan, e quindi si è capito che qualcosa